Buongiorno, 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 buongiorno. Salve, signori e signori, buongiorno, buongiorno, bentornati in questa live di persone che parlano. Io sono uno di quelli che parla e volevo salutarvi tutti. Ciao! Non so se si sente, ma mi scricchiola il polso. Non si sente più, è la vecchiaia. Grazie a tutti degli anguri. Eh sì, fa un rumore bruttissimo. Sono rotto ormai. Andata, è andata. Ma signor, questa è casa mia, si faccia un nome vero per cortesia, un nome vero. Entrate su Rust, Mi cari ricordo, sei subscribers. quello biondo che c'è la faccia da pirla. Kukapung, grazie mille. Lui fa 5 mesi e mi fa gli auguri, grazie, grazie. Auguri a te anche. Eh sì, niente. Senti, sono rotto. Mi ricordo, sei quello biondo che c'è 25 la tutta faccia in da discesa, pirla. porca vacca. Yukali, tanti auguri signor Gatto, ormai ci vediamo ogni dì da 2 mesi. Direi che è giunta l'ora di farmi passare almeno la seconda base. Ah, tanti grattini per lei. Ah, cosa fa? Si indugia? Un loft invece si inficca per la prima volta. Grazie mille, che però non ha mica parlato. Io non ho ancora cambiato i suoni perché sono stronzo e mi sono dimenticato di nuovo. Lo farò. Ma non ha suonato però un loft? Oh, sì. Ho sbagliato? No, ho sbagliato, ero distratto. Sisa, grazie. Volevo dirtelo prima, mi sono scordato, come tutte le cose che faccio nella mia vita, mi dimentico, mi dimentico. Ah, vi è piaciuto Van Damme? Eh? Mi sono svegliato così stamattina. Mi ricordo, sei quello Feeling. biondo che c'ha la faccia da pirla. Chi l'è? Emanuele, buongiornissimo. Caffè? E l'ho bevuto, l'ho bevuto. Grazie, l'ho bevuto. Stamattina, tra l'altro, ho vissuto un piccolo dramma. Intanto il signor Musa ha avuto un twist nella sua vita che però vi racconterà nella sua live. Sono fatti suoi, non mi va di spoilerare, ma farà lui. C'è stato un twist inaspettato stamane. Per quanto mi riguarda, invece, ho aperto OBS stamattina e la webcam andava così. E niente, pensavo fosse perché stavo scaricando The Witcher. Ho finito di scaricare The Witcher, poi l'ho cancellato. Non era quello. Ho riavviato il computer, non era quello. Boh, ho staccato e riattaccato la webcam. Non era, alla fine l'ho tolta da OBS. Ma che sbadiglione, scusatemi. Boh, non lo so. Ma è bello questo Banished, che sembra, vedo i pascoli, che bello, che è da vedere. C'è la Karimusa. Ah no. Ah sì, ce l'ha Canimusa. Acquistato una settimana, purtroppo mi tocca ribadire le critiche di tutti gli altri. Ah. Questa è casa mia, entra! Boh, lo metto lì. Emanuele! No, non è vero che era Emanuele, ma porca vacca, l'ho letto. Ma chi è che ha detto che... Cosa è successo? Era un loft che era rimasto incastrato da prima! Vabbè, meglio tardi che mai. No, Pender, io l'ho finito, non mi segue, non mi per forza, gli sto sul cazzo. Hai un pacchetto di adesivi, va bene, non so cos'è. The Witcher l'ho finito, l'ho ricomprato su PC per due motivi. Uno, giocarmi DLC, quindi me lo devo ricominciare di nuovo da zero. E due, per avere la grafica, mamma mia, super potente, perché io ho il PC nuovo, che figata! The Witcher 3 con i capelli di Geralt che fanno... Figata, no? Bellissimo. Grazie a tutti degli auguri. Sono vecchio da buttare. Però, sempre Piacenza. Sempre. E vedo che ci sono 7 persone nel server. E cosa facciamo? No, mi pareva brutto andare in giro a domandare gli auguri al server, quindi dobbiamo inventarci un topic. Guardiamo un topic di oggi. Andiamo a vedere. Multipliers.it. Disattiva audio scheda prima di subito. Che questi qui lo so che mi spaccano le orecchie. Ma qualcuno mi ha regalato un Games. Chi l'è?
Ma guarda te, Gabriel Domino. Sempre lui, eh. Sempre lui quel pelato. Grazie mille, Gabriel. Ci stavo pensando da un po', sai? A The Long Dark. Ci stavo pensando da un po'. Lo ringrazio con fervore ed amore. E vi faccio una domanda, ma solo a me si incastrano i giochi che ci regalano? Ad esempio, stamattina Isa mi ha regalato il gioco, ho fatto accetta, si è inchiodato tutto. Gabriel mi ha regalato il gioco, lo accetto e si è inchiodato tutto. Quindi niente, Steam sta andando a puttane. Che bello, Gabriel, tieni. Grazie. Molto caro, signore. E io vi faccio, voglio farvi vedere. Perché mi sembra una roba un po' particolare. Aspetta, facciamo così. E facciamo così. Ecco qua, guarda, questo mi rimane fisso. Per sempre. Ma non solo per i saldi, eh. Da sempre. Solo. Cioè, da sempre no, ma da qualche tempo questo rimane per sempre. Boh. Boh. Che poi se tu vai nella tua libreria, ce l'ho già, vedi? È qui. C'è. Quindi io questo lo posso bellamente chiudere. E il gioco c'è lo stesso, dov'è? Qui. Arala. Boh. Fa così anche a me, ma non è normale questi qui. Sono dei fuori di testa. Sono dei pazzi. Prova cambiando regione di download di Steam. Perché mai? Cos'è questa impostazione? Come mai questa cosa qua? No, no, non sono i server intasati perché lo ha sempre fatto ultimamente. Poi io non sono Mark. A Mark regalano un gioco al giorno praticamente. Quindi lui è più esperto. Allora, infatti, tutti i termosifoni lo odiano, eh. Mark è odiatissimo dai termosifoni. Mi dispiace, vorrei salutare Mark, che è un mio grande amico, che però è il più odiato dei termosifoni perché a lui gli regalano di tutto. Allora. AMD ha iniziato a lanciare le nuove CPU dedicate all'ambito. Ma sì, ma chi se ne frega? Perché dovremmo parlare di un argomento del genere? Dammi un topic interessante. Clicco news, che in realtà non saranno news vere. Mia Khalifa, ecco. Le news di multiplayer. No, Mia Khalifa dal porno a fare gli streaming di videogiochi su Twitch. Il passo è stato breve. Vediamo un po'. Vediamo un po' questa news. Ma gioca a NHL 2017. È vero, è veramente Mia Khalifa, guardala lì. Che gioca all'Xbox con un amico. Sarà il fratello. Io non lo so. È finita? È finita? Poi ripeto che Mia Khalifa è brutta. È brutta, non ci si può fare niente. È nata brutta, si è fatta di nuovo le tette grosse, più brutte di quello che erano. E nulla. Mi dispiace, ma non va bene. Fammi leggere le news per davvero, per piacere. Ma sì, ma è vero, Tonio, ma assolutamente. Breaking news, il gatto farà carriera inversa, va bene. Interessante. Dai, ce l'ho io il topic. Vi chiedo cosa volete vedere a Colonia 2017. Perché io sto cercando di andarci, sto facendo pressioni per andare a Colonia. C'è una persona che voglio costringere a venire con me, che da solo mi vergogno. E vedremo se si riesce. Ci sarà ficcanza. Però questa è casa mia, vedremo. entra! La signorina Ardas finalmente si fa la sub, ma non con Prime perché non capisce un cazzo, va bene. Grazie mille. YouTube si è rifatto le tette? Lo scoprirete alle 2. Eh sì. Non è vero, Edo, stai mentendo. Sei un bugiardo e lo sai tu e lo so io. Hai ragione, devo iniziare a tagliarmi i capelli. Domani vado. Promesso. No, domani c'ho da fare. Non lo so, io non me li taglierò mai i capelli. Chiamo il barbiere, lo pago 2000 euro e me li faccio accorciare a casa. Non lo so.
Va bene, Pender. Ti tiro su. Però devi stare tranquillo. Devi essere pacato. Santi Dio. L'evento Twitch a Los Angeles. Però il pass mi è arrivato. Volendo posso entrare. Poi dopo, il fatto che non mi paghino il viaggio è un altro paio di maniche. Ma io volendo posso entrare fisicamente dentro. Rust! Dov'è Rust? Eccoci qui, Rust! L'ho messo tutto ad ultra, tutto a pallettone. Adesso in live sicuramente gira di merda, ma tutto ad altissimo ed è bellissimo. Sì! Sì! Guarda qua, graphic quality fantastic. Esther, tanti auguri signor Getaus. Compleanza in abbondanza per te. Va bene, grazie mille. Però adesso mi fa troppo freddo leva spolar. Teniamolo un po' bassino. Ah, sette persone, dai. Sono anche vestito bene. Colonia Tour con i sub. Sarebbe bello. Troppi. Perché Questa è in casa una mia, stanza non ci entra. stiamo. Jaroski, Jaroski, già. Eh già, grazie mille. Già. Per questo compleanno ho ricevuto da Isa un gioco e da Gabriel un altro gioco. Pago io? No. E infatti per quello il problema. Cosplay! Vada, Giorgio. Buongiorno gatto, per prima cosa tantissimi auguri. Ma Volevo farle sapere graziissimo! che mercoledì parto per il campo scout dei lupetti e non potrò seguirla per tutta la settimana. No! Ai saldi ho comprato Rust e mi convertirò solo al mio rientro. Bravo! Tanta ficcanza. Bravo, cosplay! Strabook! Tanti au gatto auguri. Grazie mille ad entrambi. Ribadisco, entrate su Rusts, che io adesso vedrete che faccio giorno, perché mi dà fastidio andare in giro di notte. Facciamo le 7 della mattina. Beh. Le 9, toh. Ale. Funziona il microfono? Funziona, ok. Bene, posso andare in giro. Il vecchio Obama purtroppo per vari motivi non può più tornare. Però gli vorremmo bene. Esco stasera dopo la live per festeggiare con della ficcanza. Grazie, Francis. Chi è? Palu Power! Auguri Gattone, domani ho l'esame di calcolo numerico e ho deciso che andrò con la sua maglietta a ficcanze in abbondanza. Intercede per me? Assolutamente sì, però devi prendere almeno 30. Non puoi prendere di meno, se vai con quella maglietta non puoi. Ti stiamo aspettando alla tua chiesa, ne avete fatto una nuova, che ficcanza. Fammi vedere un po'. Fammi vedere un po'. Allora. Però che freddo, no, adesso lo spengo perché sta entrando il gelo da fuori. Come mai? Ehi Siri! Quanti gradi ci sono? Adesso. In questo momento ci sono 26 gradi. Che giasso, che fresco, che bello. Isafungo mi invita. Aspetta, che io non posso mica rifiutare la Isafunga. Salve! Cos'è? Ciao. Scatole per offerte. Cosa succede qui? Qualcuno ha costruito una chiesa per te. Grazie! Amici, siete pronti? Prendiamo il là? Vada, Sì, vada! ci provo là. Pronti? Tanti Pronti? auguri a Tanti auguri te, a tanti te! auguri Sì, signor Gatto! Tanti auguri a te! Grazie! Bravi tutti! È stato terribile. Grazie.
Però vi faccio un regalo a testa. Sì, perché alcuni di noi stanno su Discord. Ma no, dobbiamo farlo noi, il regalo a te, scusa. Però io sono più importante, ne ho fatto una a te. Se vuoi ti sparo nelle gambe, Yeah. No, io ti voglio bene. Carburante. Che culo. Paura, Pistola. Io ho trovato una pistola. Allora, in ordine. Cosa fa questa qua? E iniziamo. Isa, perché vuoi? È iniziata male. Mi è scappato il dito, scusate. Aspetta che la riportiamo. Ops. È partito. Non l'ho teletrasportata. Dov'è? L'avevo ritrasportata. Eccola qua che dorme. Isa, svegliati, per Dio. Eccola qua. Svegliati, Isa. Ok. Allora, andiamo in ordine. Veniamo uno alla volta. Ci si può sedere sulle sedie su Rust? Sì, ci dica. Si sieda. Non credo. Ma che sedie inutili? Ma vabbè. Guarda come sono morta. Ok. Signor Lord, partiamo da lei. Salve. Cosa si aspetta? Cosa si aspetta da questo Colonia Gamescom? E che cosa vorrebbe vedere? Secondo lei, Sony avrà qualche cosa nel cassetto da mostrarci? E Microsoft farà altrettanto? Vada. Io grazie, Giulsi. Spero che. Volevo farti anche io un dono su Steam, ma non siamo amici ed io non uso Steam, quindi spero vada bene così. Non mi punti la pistola in faccia. Comprateci un giochino ficcante, oppure spendili in Coca-Cola, lo accetto. TVB. Va bene, Giulsi. Allora? Prossima domanda. Allora, intanto non le ho chiesto da dove chiama, che ormai è diventato un nostro grande classico. Da dove chiama e quali console o metodi dei videogames possiede? Tutto bevo io, mi bevo. Da Spoleto, Centro Italia, e ho PS3, PS4 e PC. E per PS4 che cosa gioca lei ultimamente? Cosa gioca? L'ultimo gioco, l'ultimo titolo proprio fresco. Ultimamente gioco soprattutto a Rainbow Six Siege, sia PS4 che PC. Abbassa questo. Sta tranquilla? Sta tranquilla? Quella lì? Beh, ti sparo nelle gengive. Oh no. C'ho anche il mirino laser io, Topo. Va bene, quindi lei è interessato a qualcosa nei prossimi futuri? Vuole comprare qualcosa di nuovo? Qualche sì, gioco diverso? Veramente a Destiny 2. Ah, Destiny 2, PC o Play 4, visto che ha entrambi? Ah, io di solito li ho per tutte e due le console. Tutti i giochi per PS4 li ho anche per. Ma quindi lei è pazzo? Mi sta dicendo, è pazzo e compra compulsivamente? Abbastanza. Mi fa piacere e sono molto contento. Ci provo. Passiamo a lei, Thor, che è una donna molto sexy. Salve. Allora, come al solito, da dove chiama? Anche se ormai... Prego. Anche io sono di Spoleto, come il signor Bavarian, che è andato per paese. E che console possiede? Mi dica. Ops. Collegate al momento la Play 3, la Play 4... Ho un PC e un 3DS. Ma quindi è pazzo come quello lì? Siete due folli? No, io non compro siamo i giochi in triplice copra. Siamo di Spoleto. E quindi tutti quelli di Spoleto hanno PS3, Play 4, PC e comprano i giochi sia su Play 4 che su PC. Va bene. Voi siete completamente andati. No. Io non compro i giochi in triplice copia. Vabbè, perché lei non è un coglione. Esattamente. Grazie, molto gentile. E lei invece ha qualche aspettativa dalla Gamescom? Secondo lei ci c'è fuori qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante che vorrebbe ficcarsi? Io
ho sentito che vogliono far uscire un qualcosa in più per Kingdom Hearts 3, che sia mai che dassero una data, non ci credo mai, ma... Secondo me sta esagerando, sta chiedendo fin troppo una data per Kingdom Hearts, mi sembra un filo troppo eccessivo come... Effettivamente è un po' esagerata come cosa. Qualcosa di un po' più terra-terra per noi umani? Mi ricordo, sei quello biondo che c'ha la faccia da pirla. Terra-terra, dai. Spero in informazioni più su Monster Hunter World, perché vorrei giocarlo, dato che non mi è più possibile per via della Nintendo giocare a Monster Hunter Generation. Ok, molto interessante, anch'io sto aspettando molto quel Monster Hunter lì, e su PC molto probabilmente, quindi sperando che funzioni bene. Va bene, io la ringrazio e passo alla signorina Isa che chiama da... Non ci ho fatto niente. Io sono vicino a loro in realtà, sono un branchio, però... Due cazzo di coglione. Ci dica come al solito che console possiede, signorina. Allora, vabbè, io ho tutte le Sony, dalla 1 a... Sonara! Dai, la 3, la 4. Non è vero! Non è vero, perché Thank gioco più su PC you! Che su PlayStation. Auguroni, gatto perché. Minore di 3. Grazie mille, Drinkale. Va bene, facciamo finta che sia vero questa bugia. E che cosa si aspetta dal Colonia Gamescom? Cosa vuole? Cosa si aspetta dalla sua amata Sony? Come ha detto lui, aspetto sta cacchio di uscita della data di Kingdom Hearts 3, perché dicono, come sempre, che la diranno, però non si sa. E vedremo. Comunque hanno già annunciato che uscirà per PS4 e Xbox One, quindi è probabile sia a breve. Ok. Nient'altro, quindi. Vi aspettate solo Kingdom Hearts 3 tutti quanti. Vergognosi. E sì, cazzo mene, del resto voglio Kingdom Hearts. Che tristezza. Va bene, allora io vi ringrazio. È stato molto bello, vi ringrazio anche della chiesa. Tanti e vado. Tanti culi, buon compleanno, Gaccio. Grazie. Vado a trovare altra gente. Arrivederla. Anche se non ce n'è tanta gente di nuova qui. Andiamo da Mattex. Ho sparato per errore. Vabbè, lo sento correre, ma non lo vedo. Mattex! Eccolo lì. Quell'uomo? Mi scusi? Eccolo, tutto col culo di fuori. Salve! Signor Mattex, buongiorno. Come va quest'oggi? Salve. Buongiorno. Molto bene, lei? Guardi, io... Ma grazie, gentilissimo. La vedo un po' deperito. E va bene. Tenga qua che si faccia uno spuntino, che la vedo un po' nudo, col culo di fuori. Non vorrei mai. Allora, intanto, da dov'è... Per la censura di Twitch devo fare l'intervista dietro la roccia. Tipo no, non c'è bisogno. C'hai i pixel tutti sessuali, quindi van bene così. Anzi, è diventato addirittura più porco di quello che dovrebbe essere. Da dove chiama, quali console possiede e che cosa desidera dalla Colonia Gamescom di quest'anno? Allora, non chiamo da Spoleto, incredibile. Ringraziando il Dio. Sono di Casale Monferrato, provincia di Alessandria, e ho una PS4, un PC e una Switch. Oh, vedi, finalmente qualcuno che ha una Switch. Bravo. Visto. Da Colonia mi aspetto info in più su The Last of Us 2. Ok. Perché no, alle 3 proprio non se l'è cagato nessuno di Striscio. Non hanno fatto vedere niente in realtà alle 3 di The Last of Us 2. Proprio zero. Cioè, ma anche uscisse nel 2019. Ma almeno un teaserino, qualcosa. E poi, vabbè, quella è una... È una mia, un mio fetish. Cioè, forse è stata annunciata la remaster di L.A. Noire, che è uno dei miei giochi preferiti, quindi spero di vedere qualcosa anche di quello. Sarebbe molto interessante L.A. Noire, che è stato un titolo, non dico uscito sottotono, ma quasi, perché non tutti lo conoscono, o
anche se lo conoscono, non tutti l'hanno giocato. È un gioco molto particolare, anche un po' lentino. Magari è stato anche un po' penalizzato da questo suo essere un po' lento e poco action. La gente voleva GTA e sparare alla gente. Ma forse anche perché era uscito appena un anno prima di GTA, quindi è vero, la gente non ha fatto in tempo a gustarlo, che subito è arrivato GTA e ha fatto piazza pulita. E infatti, infatti. Bene, lei è una persona interessante. E secondo lei, Sony butterà fuori qualcosa di nuovo, ma proprio di diverso proprio da quello che abbiamo visto a Colonia? Perché dicono che alle 3 abbiano tagliato via delle parti. Quindi secondo lei cosa hanno fatto? Hanno fatto veramente tagliato delle parti che vedremo poi alla Gamescom? Magari qualcosa di inaspettato? Secondo me non alla Gamescom, perché c'erano voci che uscirà qualcosa di molto giappo, ma di nuovo al Tokyo Game Show. Al Tokyo Game Show, esatto. Secondo me potrebbero tirar fuori qualcosina a Colonia, al massimo appunto come The Last of Us o Red Dead Redemption 2, cioè qualcosa che era già stato annunciato ma alle 3 non si è visto. Interessante, interessante. La ringrazio, lei è sempre un buon gentile. Le regalo un regalo. Ma grazie, adesso mi spara, lo so. Cosa ha trovato? Metallo di alta qualità, la ringrazio. Ma si figuri, si diverta un sacco. Buona giornata. Anche a lei. Ma io ho sparato senza arma. Sono un mago? Beh, non è vero che si sarebbe visto, signor, scusami, se hanno tagliato basta togliere via un trailer, non te ne puoi accorgere. E la conferenza è durata 40 minuti. Chi è rimasto qui? Eccoci. Sbaglio, perché clicco. Buongiorno! Mi scusi se sono arrivato così un po' troppo entusiasmato. Lei sa parlare? Salve. Buongiorno, signor Gabbro. Da dove chiama? Come sta quest'oggi? E allora, da dove chiamo starà male lei, perché chiamo da Milano. Ah. Vabbè, e com'è Milano oggi? Com'è il tempo? Fa caldo come tutti gli altri giorni. Vabbè, mi dica, quali console possiede e si aspetta qualcosa di nuovo o qualcosa da questa Colonia Gamescom a fine mese prossimo? Quello dopo? Allora, possiede un PC e ho venduto un Xbox One poco tempo fa. Purtroppo la capisco, ha fatto bene. E guarda, aspetto che presentano, cioè dicono quando esce Sea of Thieves della Microsoft, che almeno ma quello lì, avendo il PC, non serve più una One, purtroppo. Oh, mi scusi, pensavo di beccarla tra il braccio e ho sbagliato, e le do un dolcino. Prego, continui intanto. Cosa si aspetta? Mi dia subito il regalo che... non lo so in realtà. Grazie, il regalo. No, non è il regalo, è il regalo alla fine. Mangi intanto che... Adesso. Di buca a buca. Cos'è sono ste pretese? Sparo, Guarda, sai. Mi è tirato dietro un sasso. Aveva roba? Vabbè, non aveva niente, non si è perso nulla. Vomito addirittura. Mi voleva tirare un sasso, mi ha minacciato. Ha minacciato la vita mia. Oh, folli. Che prepotente. Che cazzo. Si fa mica così. Che palle. Chi è rimasto? Questo qui con un nome impronunciabile. Madonna, no, qua ci muoio. Al 100% in casa. Salve.
Ah no, non è in casa. Salve! Watashi waka. Ma come cazzo ti chiami? Aspetti che chiudo la live. Va là, va là. Tanti auguri, gatto. Quasi. Bravissimo, bravissimo, grazie, grazie, bravo, grazie. Bravo. 12 anni di conservatorio. Si sentono, porca troia, bravo, bravo, bravo. Allora, da dove chiama? Perché ha questo nome terrificante? E cosa si aspetta dalla Colonia Gamescom? Chiamo da Lanciano, in provincia di Chieti. Mi chiamo Watashi Wakaula, giusto perché sto studiando giapponese. Ma cade tutto! Vabbè. Sto studiando giapponese, mi chiamavo I am Kaula, come mi chiamo su Twitch, però così. Mi sono divertito a richiamarmi in giapponese. E magari Borderlands 3, sapere qualcosa di più? Magari. Ma hanno annunciato Borderlands 3? Mi sono dimenticato... Ah, sì! Ma tanto tempo fa! Hanno fatto vedere delle tech demo. Hanno fatto vedere delle tech demo. Ok, sì, me ne ero completamente dimenticato. Pensa come siamo messi. Dai, non sarebbe male. No, no, assolutamente. Poi? In realtà nient'altro. Sinceramente sono così pieno di giochi al momento che non ho grandi pretese. Ma su che piattaforma mi gira lei? Mi dica. PC. E basta. PC, va bene, onesto, cioè, ci sta. Si può divertire in mille modi diversi senza spendere troppi soldi. Amico, amico. E direi. Va bene, io non la disturbo oltre, le faccio è un bel regalo. Il Rust. Insomma. Grazie mille. Mi dica farei io un regalo, ma non ho la mod, quindi. Ma non si preoccupi. Glielo faccio su Twitch. Glielo faccio su Twitch. Chi è? È un cinghiale, ma è molto duro. Tanto sulla mia roccia non ci può arrivare nessuno. Non mi si preoccupi. Ricordo, io le auguro una buona giornata e mi faccio un giretto. Salve! Anche a lei, arrivederci. Il resto del Carlone, 4 mesi, grazie mille, mi fai sempre ridere con quel nome, mi fai sempre ridere. Puttana, che dolore. Adesso Gabro vuole il regalo e gli sparo. Vado lì. Adesso vado lì e gli sparo. Adesso. Allora? La finiamo di domandare? Non si domanda. Maleducato, lei mi ha tirato dietro un sasso. Voglio il regalo. Pigliatelo nel culo. Mi dia il regalo. Ti becchi una zucca. Ciao. Isa, devi stare molto tranquilla, sai. Per chi non ha un PC, l'Xbox se la deve... Questo qui è pazzo. Non si scherza, eh. Non si scherza. Dove va quello lì? Oddio mio, scusami. No, la gravità della situazione è precipitata. Oddio, guarda come è tutto sbarellato. Ma questo qui è un alieno, non è un cavallo. Muori. Madonna mia, è tutto rotto, guarda. Palle, non rinnova la sub. No. Oddio. Guarda che c'è i denti di fuori. È terribile. Sono costernato e non...
allontaniamoci da questa cosa. Che... vedi che si gira e la fine. Mi magno. Ma che palle, volevo mangiare. Ok. E non c'è più nessuno nel server. No, forse è arrivato qualcun altro. Sì, è arrivato qualcun altro, per fortuna. Siamo il signor Kratos. Bu! Buongiorno, signor Kratos! Buongiorno! Come va? Ma va bene. Chiuso in casa perché fa un caldo boia. Va bene, va bene. Da dove ci chiama? Dov'è che fa un caldo boia quest'oggi? Dal sud, da Bari. Anche se non sembra, però da Bari. Cosa vuol dire che non sembra? Perché sei scuro? Anche, no vabbè, a parte gli scherzi, perché mi dicono che ho poco accento, ma... No, no, si sente, assicuro che si sente, ce l'ha l'accento, ma non è un problema, noi non siamo mica razzisti. Perché si allontana? La paura? Vabbè. Sì, una pistola è sempre brutta, diciamo. Mi dica, su che console o PC, su cosa viaggia e che cosa desidera dal Napoli Gamescom di quest'anno? Allora, ho PS4, PC ma poco, e il 2DS. Per il resto, 2DS quale? Quello qualcosa in più rispetto... Quello con conchiglia nuovo? No, poi quello vecchio. Ah, peccato. No, quello vecchio, il primo. Per il resto io vorrei vedere un po' di più di Spider-Man, il gioco di Spider-Man, e poi vabbè, God of War, diciamo che mi piacerebbe vedere ancora un po' di più, soprattutto avere una data un po' certa, ecco. Ha attizzato molto anche a me God of War, nonostante io odi con tutto me stesso il signor Kratos, perché lo ritengo uno dei personaggi più stronzi dell'universo Sony, perché è tutta colpa sua quel che ha fatto ed è anche un po' un rompicoglioni, però... l'ultimo God of War mi ha attizzato abbastanza, diciamo. Sì, diciamo che è un personaggio abbastanza bastardo, quello sicuramente. Va bene, e poi non so che altro domandarle. Vabbè. Ha fratelli o sorelle? No, sono figlio unico. Vabbè, ma tanto non me ne fregava niente. Intanto le faccio il suo bel regalo. La ringrazio. Cos'è? Una bella pistola. Oh, che piacere. Grazie mille, buona giornata. Grazie a lei e ancora auguri. Grazie. Voglio tornare da... a Gabbro. Aspetta, Gabbro, sono tornato. Ho deciso finalmente di darti il tuo regalo. Sei contento? Sei contento? Finalmente, ci voleva tanto. Tante care cose, arrivederci. Mi ricordo, sei quello biondo che c'è la faccia da pirla. Brob, grazie mille. Grazie di... Vediamo chi è il prossimo. Eccolo lì. Sono già stato da Bavarian Lord? Sì, sì. E se Bavettel? Cos'è, in mezzo all'acqua? Pazzo questo, oh! Mi scusi. Cosa fa? Va bene, cavolo. Cosa fa qui? È pazzo? Si è perso? No, stavo nuotando perché tanto sono quasi morto. Vabbè, dai, aspetto con lei allora. Sono quasi morto. Vabbè, arrivederci, la rivedremo dopo allora.
Non me l'aspettavo, sinceramente. E io non arrivo più lì però adesso, porca miseria. Twist di Subnautica. E se siete tutti folli, però mi diverto, sono contento. Ma mi posso teletrasportare dopo. Vediamo se è tornato. Se si è suicidato, sperando di sì. Eccolo qui. Oh, eccoci, eccoci. Dov'è? Dov'è? Pronto? Pronto? Salve, eccoci qui. Pronto, salve. Signor Seba, da dove chiama? Da dove telefona? Da dove citofona? Da dove si fa sentire? Dalla provincia di Monza. È vecchia questa, lo so, però... insomma. Vabbè, e che tipo di console Master Race mantiene dentro la sua villa? Tutte quante quelle della Sony, una Wii, Sonaro! Uno Switch e un po' di PC. Quello di un po' di PC, dei pezzi, l'hard disk ce l'ha. No, scheda video. Nel senso che ce ne ho tanti. Ah, va bene. Complimenti, si vede che c'ha un server tutto suo in casa, in camera, cioè, non so. No, è che siamo una famiglia di giocatori, di videogiocatori. Ah, interessante questo. E lei e la sua famiglia cosa si aspettano dalla Gamescom? Io niente. Ah, proprio zero, proprio non si aspetta niente, chi se ne frega. Cosa giochi abitualmente? Dal mio nickname può indovinare, secondo me, però... I giochi delle Ferrari? Le Formula One. Esatto. E la NASCAR. E Colin McRae come sta? È morto, lo dico, è morto poverino anni fa. Sì, purtroppo. Quindi lei è anche magari un appassionato di Forza Orizzonti o Forza Normale? Ma avendo il PC, però, quest'anno si può godere Forza 7. Adesso sì. Beh, se sei un fan dei motori, quello sicuramente. Sparano! Sparano. E dopo ci penso io. Vabbè, io la ringrazio, le faccio un bel regalone, guardi qui. Ma grazie. E già che ci siamo, anche un po' di roba che non mi serve. Si diverta, eh! Non so più il regalo. Credo col... come per mangiare, mi sa. Grazie, buona giornata. Ah sì, una pistola, grazie, buona giornata anche a lei. È belli i miei sub, sono contento, siete proprio simpatici. Tutti diversi, però tutti che parlano. Mi piace quando parlano. Adesso io voglio sentire chi è che spara. Vado lì e gli sparo nel culo. Accendo il mio mirino lasers. Mi ricordo, sei quello biondo che c'ha la faccia da pirla. Stefano, e siamo a 3, buon mese bronzo. Buon bronzo a lei. Senti che c'ho gli scarponi io. Sonari, Isa, sonari. Senti che venticello. Tutti simpatici, tranne Gabro. Guarda caso l'unico di Milano. Era Lord quello lì. C'è qualcun altro che entrò? Gabbona. Gabbona? Gabbona? Buongiorno? Gabbona? Buongiorno gatto, auguri! Grazie!
Come sta? Da dove chiama e quanto caldo c'è? Aspetti che ho mutato tutto. Fa caldo. Sono di Bergamo. Alta o bassa? Non è vero, non è vero. Sono di Roma. Quindi bassissima Bergamo. Proprio bassa. Senta, gliela faccio io una domanda. Posso? Vada, certo, certo che può. Deve, anzi. Se non me la fai, ti sparo. Ma lei, Quantum Break, l'ha giocato? E se sì, l'è ficcato? Allora, Quantum Break, io l'ho mollato a metà perché mi era andato a puttana il PC. Ho dovuto formattare e quindi non l'ho più ricominciato per paura di doverlo ricominciare. Purtroppo, sul mio vecchio PC girava veramente tanto, tanto male. Era interessante anche se era un po' pesantina la serie TV che durava 40-45 minuti, che intermezzava un gameplay non bellissimo, diciamo. Quindi un gioco carino, intrigante la trama, però non mi ha invogliato a ricominciarlo da zero o comunque a riscaricarlo per vedere se avrebbe funzionato o anche su un nuovo PC. Magari adesso che è passato un po' di tempo potrei ricominciarlo da zero. Ma come mai me l'ha domandato? L'ho preso con gli sconti di Steam e mi sta gradendo, anche se c'è qualcosa che mi disturba. Cosa la disturba? Perché posso capire. Le sparatorie sono fatte di un male, non si capisce fanno nulla. Fanno abbastanza caccare, sì. Ma perché in realtà il gioco non punta a farti sparare, ma punta a farti usare i poteri e vincere con quelli, insomma. Punta a farti cittare, ecco. Ma un casino proprio. Però vabbè, grazie per la risposta, molto esaustiva. Ma si figuri. Comunque sembra un ottimo gioco. La trama sembrava anche ben curata, con la questione viaggi del tempo, che non è semplice. Quindi magari mi farà sapere lei, quando l'ha finito, cosa ne pensa. Però mi dica intanto. Era abbastanza intrippata la trama. Va bene. Prego. Le console che possiede, cosa si aspetta dalla Gamescom? Allora, per le console ho PS4 e PC, ovviamente, così copro tutto il mercato videoludico. Sonaro. Anche se la Nintendo, ma tanto ai giochi della Nintendo non ci gioca nessuno. E per la Gamescom direi l'esclusiva di From Software per la PlayStation, che hanno eliminato dalle 3. È vero, potrebbe essere un'esclusiva interessante quella lì. Vediamo. Cosa ci potrebbero buttare fuori. E poi lo Skyrim sul fantascientifico. No, ma quello lì hanno già smentito, non Hanno smentito, non era vero niente. Smentito? Sì. Benissimo. Doveva essere Bethesda, ma hanno detto no, è una cazzata. Peccato. Era intrigante, mamma mia. Allora, vediamo se trovo un regalo pure per lui. Se lo trovo, dove cazzo è che sono? In Misk? Eccolo. Pronto? Qui. Sì, mi scusi, stavo reperendo un regalo, non potevo parlare, ecco qui. Però prima mi deve dire che numero di scarpe porta. Che numero di scarpe porta? Oddio, sono abbastanza... Non sono alto come lei, gatto. Porto una 42. Va benissimo, a lei il regalo. Quanto grande questo regalo? Ma c'è una calza! Se la metta, non lo so, non lo so. Dove la metto, che mi hanno distrutto la casa? No, non che dispiacere! Mi faccia da Roberto Carlino. Da Roberto Carlino. Le troviamo casa, dai, le troviamo casa. Guardi, gliela costruisco io, perché oggi mi sento mangione. È il suo compleanno. Allora, vediamo un po', mi serve del legno. Dov'è? Risorse. Legno. Migliaia di legni. Eccolo qui. Poi dopo non è che vada oltre il legno. Magari anche delle pietre, metti che servono. Carta da ricerca. No, mi serve della carta normale. Cosa sta succedendo? Questo qui. Un attimo, ci sto lavorando. Prego, prego, ci mancherebbe. Vende sogni. No, vende solide, solide realtà. Ho sbagliato tutto. 23 secondi. Intanto troviamo un posto dove fare. Dove vuole casa? Dove vuole andare? Qui. Mi dica.
Ma lungo, lungo fiumetto è carino, dai, qui, qui è carino. Qui è molto carino, allora adesso ce ne occupiamo subito. Vediamo un attimo che qua il piano di costruzione ci metti sui tempi. Prego, prego. A Gabbro manca il regalo. Mi ricordo, sei quello bianco che c'è la faccia da pirla. Mucho gusto, tanti auguri gatto, oggi in suo onore a lavoro indosserò la sua ficcante maglietta, a fine giornata avrò mal di schiena a furia di dabbare. Ecco, auguri vecchio mio, grazie mille. Allora, adesso, come la vuole? Classica oppure tondeggiante? Tondeggiante è bella, come fa a farla tondeggiante? Ci penso io, parola di Roberto Carlino. Che bravo. Risposto? Vedi? Più o meno è quasi tondeggiante. Beh, è 1, 2, 3, 4, 5, 6. È un esagono. L'esagono è più vicino ad un cerchio di un... Lei comandava in geometria. L'esagono è più vicino a un cerchio di un quadrato. In grado di merda. Scusi, scusi. Ho detto tondeggiante, non tonda. Che cazzo. Sì, sì, mi perdoni, mi perdoni. Facciamo anche un po' di dépendance. Ecco, è venuto un po' una merda, ma va bene così. Ma no, è bellissimo, è bellissimo. Allora, qua mettiamo un bel muretto che si guarda il fiume. Ho sbagliato, queste sono porte. Quante porte? Si fa prima. Che eleganza. Dicevo, un finestrato qui che si guarda il fiumiciattolo quando diventa vecchio, no? Vede, così. Qui dopo. Così mi entrano meglio. Qui dopo chiudiamo ben benino e non vogliamo che entrino le sardine. E qui chiaramente ci va una bella porta. Andata. Facciamo il tetto? Dai. Il tetto mi è sempre venuto storto sul Rust. Ma noi che ci frega del tetto storto? L'importante è che copra dalla pioggia. E lì c'è un buco e niente. Da geometra mi dà fastidio. Ha fastidio anche a me, ma... Vedi? Pure a lei. Vabbè, non è colpa mia comunque. Io l'ho fatto giusto, che ne so. Ah, però... no, ci mancherebbe. Si possono guardare le stelle, però. Direi che è una cosa molto positiva. È molto romantico quando vuole venire, gatto. In che senso? In tutti. Ah! Mi ricordo, sei quello biondo che c'è la faccia da pirla. Caleidoscopio, ficcanti in abbondanza, grazie. Aspetti, che le sorprese non sono allora ancora finite. Colpo in testa. Addirittura in pietra. Non vado oltre perché poi esageriamo, ma un po' di pietra io gliela voglio ficcare. Ecco qui, guarda qua. E anche il pavimento, chiaramente, perché metti che poi arriva qualcuno e cerca di insinuarsi da sotto. Diceva comunque, prego, parli. Ho sbagliato. Quello è legno. No, scusi. L'ha sistemato subito. Invece lei che si aspetta dal Gamescom di Colonia? Io voglio tante nuove belle esclusive da parte di Sony, perché le tre è stato bello ma non interessante, perché non hanno detto date, non hanno dato roba nuova, quindi di solito quando non danno date danno qualcosina di nuovo e lì non hanno dato né uno né l'altro. Ho tolto il tasto e ho finito la roccia, quindi cazzi tuoi. Però vediamo. Non c'è problema, vediamo. La finisco io. Bravissimo, tanti auguri. E una PlayStation 5 che combatta un Xbox? No, sarebbe una stronzata. No, la nuova Xbox. Sarebbe una stronzata far uscire PlayStation. Sì, è troppo presto. Infatti Microsoft credo volesse buttare fuori una nuova console, ma hanno buttato fuori una One più potente proprio perché è troppo presto. Non possono permettersi di far uscire una nuova generazione dopo 3 anni di console. Sarebbe... E soprattutto dopo aver far uscito una PlayStation 4 Pro e una Xbox One X. Cioè far uscire subito così, dopo aver fatto uscire le Slim e tutto quanto, sarebbe voler chiudere. È proprio stupido, non avrebbe senso.
Quindi la X la vede come una, sempre una mid-gen. Sì, è la versione più potente della PlayStation 4 Pro, l'Xbox One X. Nulla di più. È molto, molto più potente, quindi, chiaramente. Quindi le nuove PlayStation... Cioè, 2020, minimo. Sì. Ma, allora, minimo no, però... Fai 2019? Dai, almeno. Perché è comunque presto, però... ormai 6 anni non dureranno mai più le console, ma neanche 3, 4, 5, dai, facciamo finta. Io la ringrazio e ancora e buona giornata. Grazie mille, è stato gentilissimo. Arrivederci e ancora auguri. Grazie. E Psycho Panda, mandamela via messaggio privato. Vediamo, c'è qualcun altro? No, non è entrato più nessuno nel server. Sono un po' triste. Vabbè, andiamo in giro a cazzeggiare un po'. Tanto manca un quarto d'ora. Mi ha fatto piacere comunque parlare con voi, a parte Gabro. Grazie, Alex! Palle capro. Dai, stavolta glielo regaliamo per davvero. Dov'è? Dov'è? Lei è stato molto cattivo oggi, però mi sembra ingiusto non darle il regalo. Quindi gli do il regalo e ha tempo 10 secondi per scappare prima che inizi a sparare. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, grazie Gun, 3, 2, 1, no, gli ho sparato un colpo solo, dai. Va molto bene l'Eva Polar, lo dico praticamente ogni giorno. Case, andiamo a vedere. Tra l'altro io mi ero dato 100 colpi e sono rimasto con 47. Sento camminare. Un cervo! Madonna. Cosa è successo? Ma l'ho preso o no? Madonna, che dribblings. Ah, poi dopo quando gli spari sta fermo e se le prende. Scusa, che fisica dei colpi molto strana. Boh, vabbè. Andiamo a vedere questa casa qui. No, non lo porto in ufficio nuovo l'Eva Polar. L'ufficio nuovo c'è il condizionatore. Che palle che è morto, cavolo. Ok, Isa. Più che altro dopo la live devo fare la cacca. Ma qui c'è una porta in alto. Cioè, beh, il muro tutto rotto questo qui. Però non so se è casa di qualcuno, no? Aha, qui c'era qualcosa di... No, non si spacca. No, niente.
Eh sì, Psycho Panda. Come la smetti di uccidere animali a caso? Aspettavo un rimbalzone. Questi effetti grafici che non sono. No, non gli tiro giù la casa con la C4. Sarebbe troppo cattivo. Però, visto che è tempo di iniziare a chiudere la live, io tutte le mie belle robe le butto via, perché metti che mi trovano, non vorrei mai. Sono rimasti praticamente zero colpi. Ecco qui. Così non avvantaggiamo nessuno, eh. Cosa vuoi, Isa? Cosa vuoi? È colpa mia se tu ti fai le religioni sbagliate? Senti che mi fa click il polso. Mi stiracchio. Mamma mia. Oh, come al solito direi di andarmi a nascondere. Mentre voi non vedete un cazzo. Tanto comunque mi mangia un lupo, come sempre. Ogni volta che muoio è per quello, eh. Gatolicesso. Ha parlato Porciville. Sono vecchio. Vecchio da fare schifo. Alessandro bla bla. Sono di Riace. È una scelta. Grazie mille. C'è un lupo lì. La puttana. Vabbè, se muore almeno non mi mangia. Ale. Bene, posso sloggare. Faccio colazione con lei e poi penso che uscirò in moto. Aha. Uh-huh. Chi mi ha regalato Salt and Sanctuary? Oh, madonna, quante email mi sono arrivate. Ecco qui. Alex, grazie mille. Mi è uscito malissimo. Grazie mille, Alex. Sale e santuari. Però tanto adesso ci metterò mezz'ora ad accettarlo, come al solito. Vabbè, dai, chiudiamo un pelino prima oggi. Eh? Un pelino prima chiudiamo. Che tanto comunque abbiamo chiacchierato, abbiamo gironzolato, è stato bello, è stato divertente. Grazie mille Psycho Panda. Dopo guardo, perché adesso sto chiudendo. No, dai, guardo subito, perché sei gentile, guardo subito. Cosa mi ha regalato? Defend the Highlands. Va bene, non so cosa sia, lo provo. Thank you. Boh, ce la siamo fatta, no? È stata una bella mattinata, no? Ci siamo divertiti. Noi ci vediamo questa sera, in quanto persone molto attente alla linea. Io vi lascio i termosifoni. Per una volta li lascio la linea prima, piuttosto che rubargliela. In realtà ultimamente non gliela tolgo mai. Però c'è sempre un però nella vita. Buona giornata ragazzi, grazie mille per donazioni super e sub e tutti gli auguri chiaramente, e a questa sera! E mi schiocca.